problema di oggi, di cui stiamo tra l'altro discutendo parecchio da un po', è il discorso della compartecipazione alla spesa sociosanitaria. Da quello che noi sappiamo, c'è un 50% che viene pagato dalla regione e un 50% che spetta al comune e che si rivale, dice la legge, verso l'utente. Il problema è che questa rivalsa non viene applicata al comune, ma viene direttamente impegnato l'utente nei limiti del suo reddito, ma poi anche del reddito e del patrimonio, tra l'altro, del nucleo familiare e anche dei nuclei familiari fino al quarto grado a Padova. Quali erano i problemi? Cioè, perché i comuni dicevano che deve pagare il nucleo familiare? Perché si dice, l'articolo 433 sancisce un diritto agli alimenti e gli alimenti vengono dati prima dai figli, poi dai genitori, a seconda di chi è presente. E quindi il comune si rivolge a tutte queste persone, quindi fino al quarto grado, e sarebbero proprio, è questo articolo che dice proprio di rivolgersi fino al quarto grado, per integrare il reddito dell'utente. Per di più fa firmare ai familiari un impegno. E non solo, ma se il familiare non firma, non viene nemmeno, se deve andare in casa, in RSA, eccetera, non viene nemmeno accettato. Retta che non sempre è minima, anzi mai è minima, a volte è veramente spropositata. E non dobbiamo pensare a delle situazioni normali, in genere, questo di cui discutiamo sono persone non autosufficienti, oltre i 65 anni, alcuni con Alzheimer, quindi sono famiglie costrette a portarli in casa di riposo. Non si sta parlando di famiglie che potrebbero tenerlo in casa e assisterlo adeguatamente senza chissà quale marchingegno. Dunque, sono persone quindi che avrebbero diritto all'assistenza sanitaria. Questa si dovrebbe chiamare assistenza sanitaria completa, che poi di fatto questa assistenza sanitaria sia fatta in casi non prettamente ospedalieri, ma in RSA, non cambia nulla, perché la persona ha bisogno di essere proprio assistita principalmente dal punto di vista sanitario. Ecco perché le prime sentenze, anche prima della legge 328, hanno dato ragione a quei familiari che non avevano da pagare, non volevano, non potevano pagare delle rette così alte per i ricoveri delle persone affette da Alzheimer, eccetera, in casa di riposo. Gli hanno dato ragione, non c'era ancora la 328, perché il giudice, una donna, tra l'altro a Verona, ha proprio detto: questa, signori miei, è assistenza sanitaria. La legge, l'articolo 32 della Costituzione, dice che deve essere assistito. E se prevale, era proprio scritto così, se prevale la sanità sul sociale, è considerato sanità. Ci sono dei casi limite, perché poi fanno il caso limite della persona anziana che invece ha tanti figli ricchi, eccetera, che non vogliono pagare per il principio della legge. Ecco, e questo, e intanto sono casi limite, perché tutta questa gente così ricca che porta i familiari in casa di riposo, io non la vedo, però potrebbe anche essere, dal momento che hanno le rette così alte, è ovvio che adesso li porteranno solo quelli ricchi. La situazione non è per queste persone, perché quelli si sanno proteggere da soli. E d'altra parte io devo anche ringraziarli, perché sono solo loro che possono permettersi di fare le cause. Cioè quelli ricchi che pure non vogliono pagare, solo loro possono permettersi di fare le cause. Perché quasi tutti noi ci tiriamo indietro sapendo di dover impugnare a TAR, di dover avere magari una sentenza dubbia, di non riuscire. Quindi le cose dobbiamo riportarle alla base. La base cos'è? Che ognuno di noi contribuisce alla spesa sanitaria con le sue tasse.
e quando gli capita la disgrazia in famiglia o personalmente, ha diritto di essere assistito dalla collettività. È un problema delle persone con disturbo psichico, che venivano dall'ex ospedale psichiatrico, dove non pagavano nulla, e con la riforma, subito dopo la 180, tornavano a casa, e se dovevano invece essere passate o a casa o in istituti, in comunità, non si sapeva ancora cosa ci fosse allora, ma comunque casomai delle comunità terapeutiche, delle RSA, che c'è, si voleva far pagare la dieta. Ecco, quella volta è stata proprio la Bindi che è riuscita in quel periodo a mettere addirittura in finanziaria, in finanziaria aveva messo che i direttori regionali, i direttori generali erano responsabili se non facevano dei progetti per la psichiatria. E poi ha proprio fatto una lettera, un qualcosa che però è stata poi osservata, cui si diceva chi viene dall'ospedale non paga. Si è posto poi subito dopo, sempre nel Veneto, il problema se far pagare le comunità terapeutiche. Le comunità terapeutiche con il primo progetto che è stato fatto, l'obiettivo di 10 anni fa circa. La comunità terapeutica, mi ricordo che sono andata anch'io in regione, e come associazione, c'era allora Don Cristiani, mi pare, ecco, come associazione abbiamo detto no, le comunità terapeutiche, ma anche le case alloggio, ma comunque soprattutto le comunità terapeutiche sono totalmente sanitarie, sono assistite in ogni giorno, quindi hanno bisogno di assistenza sempre, e quindi assolutamente no. Però noi saremmo anche contenti se ci fossero altre alternative. L'altra alternativa cosa sarebbe? Che dopo la comunità terapeutica possa avere una casa alloggio. Ma dobbiamo pensare che non è la casa propria la casa alloggio, e non è neanche l'appartamento lasciato là, è una casa alloggio assistita, per cui le persone lì ci vanno perché hanno bisogno di essere assistite. Più volte noi, qualcuno mi conosce, abbiamo chiesto di portarci da casa, ci hanno detto no, casomai in casa alloggio. La casa alloggio però la vogliono paragonare all'RSA, per cui chiedono una retta. La mia domanda è quella forse di tutti, perché dobbiamo ricorrere ai giudici per avere un qualcosa che, se fosse più semplice l'applicazione della legge, non dovremmo fare? Perché non è possibile? Io non so che c'è un'interpellanza al Senato perché non sono stati fatti i decreti attuativi. Ecco, però anche la scusa del decreto attuativo è una scusa per il giudice, perché vedo che il giudice dice, quando una legge dice comunque tutte, ha tutti i suoi requisiti, è direttamente applicabile. Quello che a noi fa rabbia è il dover spendere soldi, paura, ansia, eccetera, e fare tutto questo procedimento per ottenere una cosa che già